proverò a riprendere adesso la saldatura di questo chip che sembra grande nella camera, però di fianco al dito è così. A 4 più 4 8P ed era sulla schedina qua. L'ho disaldato per vedere se il problema era lui e invece il problema non era lui. Comunque, come al solito, preparazione del circuito stampato prima di tutto, quindi un po' di stagno con piombo scaldato bene, tolto via quel stagno. Stagno di merda senza piombo che non ci piace per niente. Quando si lavorano con, quando lavori con i pad così fini, bisogna sempre stare attenti a non romperli, quindi devi dargli il tempo di scaldare con la pistola, cioè con il coso, gli devi dare il tempo proprio di scaldare. Adesso ho messo un po' troppo sul pad centrale, ne tolgo via solo un po'. Sto provando a farlo e far vedere anche sulla camera. Normalmente sono più veloce di così. Ok, poi vediamo un bel po' di flux, forse ho lasciato poco stagno sui pad. Ok, questa è la preparazione, poi la direzione di questo chip, riesci a vederlo dov'è, è così, con la chiavetta così. Sicuramente questo condensatore dovrò cambiarlo dopo, così non ce ne frega niente. Facciamo scaldare l'aria calda. Bisogna prendere sempre un po' da lontano quando inizi a saldare, così scaldi tutta la scheda senza iniziare a creare tensioni superficiali e così via. Poi una misura della temperatura è quando prendi lo stagno, poi lo avvicini a 1 cm. E in un secondo sta già iniziando a scioglierlo. Qual è la misura Questa è una misura approssimativa per sapere la temperatura della stazione saldante, siccome anche qualche millimetro di altezza cambia moltissimo. Forse c'è un po' troppa aria. Mi sta soffiando via tutto il Adesso sul pad centrale ce n'è decisamente tanto, non ce ne può fregare di meno. Ora continuiamo a scaldare. E quando è scaldato,
Lo spingiamo bene bene sulla scheda. Così tutto quello che c'è in più se ne esce dall'altra parte, perché ci sono i pad. Adesso mi sono mezzo sciolto gli attacchi che non li avevo scollegati, ma non ce ne può fregare di meno. Aia, brucia, e si vede che uscito dall'altra parte perché ci sono i forellini. E questa è una saldatura. Però non è finito, siccome ora è uscito tutto quello che c'era da uscire sotto, riaggiungiamo un po' di flux. Lo riscaldiamo fin quando torna ad allinearsi da solo. Non so se si vede, ho provato a muoverlo, è solamente la tensione della scheda per effetto della capillarità, se lo allinea perfettamente da solo. E questa è una saldatura. E questo package è un... cosa sei tu? Un RP107 in package. DFN PLP. Il package è un DFN PLP. Comunque, ora dopo averlo pulito con alcol, facciamo vedere anche che funziona. Qua dovrò metterlo in condensatore, 3,2 volt, che è quello che dovrebbe andare dentro il STM, e lì sotto c'è un STM32F, non mi ricordo cosa. Questo è un altro trasduttore testa d'albero della BNG, dove c'è una parte con le bobine che una crea il campo magnetico e le altre due ricevono la direzione. C'ha un po' di circuiteria analogica, transistor, un amplificatore operazionale, vanno dentro un STM32, il suo quarzo, l'oscillatore dell'STM. Poi ci sono due regolatori di tensione, dove questo è 3,2 e questo altro è il 5 volt, mi sembra. 4,99, 5 volt. In ingresso prendiamo il negativo. Adoro queste nuove probe, sono finissime. In ingresso c'è positivo. Ah, non si vede più. Specchio adesso. Stavo dicendo, quest'altro c'è un'uscita 4,99 volt. Qua sono i 3,2. In ingresso abbiamo 11,6, che è quello che è l'ingresso. Prima del diodo 12,3, dopo il diodo 6, se n'è andata per i CS, 11,61. Poi comunque questo è il regolatore. Adesso vediamo cosa alimenta. Alimenta sicuramente l'STM a 3 volt. E da qualche parte c'è un corto, un condensatore l'ho già cambiato e c'è ancora un corto dentro. Dopo vi faccio vedere come scopro io i cortocircuiti. Purtroppo il problema era il microcontroller, che è un STM, un ST F104 disaldato,
rifatto il ponticello in uscita dello stabilizzatore perché l'ho attaccato e succhiava un casino lo stesso. Lo stabilizzatore, questo che avevamo appena cambiato. A quel punto lì ho interrotto il circuito stampato in uscita dello stabilizzatore, mi sono preso il negativo, il positivo e con un gruppo di alimentazione gli ho mandato 3,2 volt. 1,5 ampere e stava, era in protezione, stavo iniziando a scaldare. E quello che iniziava a scaldare è questo STM. Come l'abbiamo saputo, senza mettere la mano, semplicemente con un bastoncino, un po' di alcol, glielo passi su tutta la scheda e dove evapora prima lo sai di sicuro che c'è il corto. Comunque, adesso in uscita gli stabilizzatori ci abbiamo 5 volt, 3,2, quest'altro non l'ho manco misurato, nemmeno per curiosità. 5 volt anche qua. Però comunque il corto era il micro. Ora c'è un pad vicino qua alla massa che sembra che sia comune. Inseguirò un po' il circuito a vedere se sì, quello è sulla massa. È un negativo del va sul condensatore. Sì, e quest'altro è un positivo che sarà quello a 3,3 volt. Sì, 3,3 volt. Comunque, siccome questo micro non c'ho il flash, cioè non mi sono salvato, non ho, è il primo che apro con questo problema e non ci ho pensato negli altri di copiarmi il microcontroller. Generalmente succede o che si crepa un'induttanza che è sull'ingresso, un filtro, un choke, o ti trovi qualche condensatore in corto, o ti trovi delle saldature fredde da rifare. Invece stavolta, spegnere lo scoppio. Stavolta invece era proprio il micro il problema. Le ho dato uno sguardo a un'uscita dell'amplificatore operazionale. Sembra che risponde al campo magnetico. Da quest'altra parte non ho ancora guardato, ma sicuramente anche da questa, da quest'altra parte lo stesso risponderà al campo magnetico. E quindi a questo punto non possiamo fare più niente. Questo c'è un STM, penso che c'è già il CAN bus integrato come interfaccia, perché non vedo nient'altro in giro che faccia da transceiver CAN bus. Siccome le MEA 2000 sono tutte in CAN bus a livello fisico e poi c'hanno i protocolli sviluppati apposta per loro, deve essere che il ST, il micro, ha un'uscita sua CAN bus che poi va, dopo inseguirò i circuiti per curiosità a vedere dove vanno, come vanno, però sicuramente esce direttamente in MEA 2000 dal microcontroller. Questo è il nuovo modello di schedina, vi avevo fatto vedere anche le vecchie prima, dei vecchi 213, quello che hanno tenuto in comune è la direzione del vento, che sono tutte uguali. Adesso non le ho misurato le induttanze sulle bobine per vedere, però già a occhio così sembra lo stesso pezzo. Sembra proprio lo stesso pezzo. Invece da quest'altra parte, anche sul modello compatibile a 203, già hanno usato queste due induttanze qui, cambiando questa qua che c'è, che era la vecchia. Oh mio, sono stanco. Se vi è piaciuto datele un mi piace, se non vi è piaciuto datele un non mi piace, ovviamente su YouTube. Se è più complicato di così potete lasciare un commento. Grazie!